していたよりもずっと未来は現実的だね。車もしばらく空を走る予定もなさそうさ。そして今日も地下鉄に乗り、無口な他人と街に置き去りね。だからローリローリ切なくて壊れそうな夜にさえ、ローリローリ君だけはオリジナルラブを貫いて、ローリローリ会いたくてこぼれそうな毎日に、言葉にできないことは無理にしないことにした。あの人だけ心の正反対、忘れたいね。ラビラビ強く弱い心、キスキスに焦る一人の夜。Allora che combina quello Nizuka? Gli sta trovando i soldi per il nostro viaggio? Ma ho sentito dire che non ha ancora rimediato nemmeno uno yen. Ci avrei giurato, lo dicevo che era una cosa impossibile. Peggio per lui, finirà licenziato e sommerso dai fischi. Lo credo bene. Oltre a rubare i nostri soldi, ci ha anche preso in giro con quest'altro blef. Fate un tentativo! Prego, signori, provate! Vi porterà fortuna! Signori, la lotteria di Kichijoji! Una stupida lotteria. Hello! Immaginavo che fossi tu. Che cosa vuoi? Miyabi, non trovi che questa sia una domanda un po' ingiusta? Noi siamo amiche fin dalle elementari, no? Questa volta sei riuscita davvero a sorprendermi, lo sai? Non credevo che una signorina di buona famiglia come te potesse commettere azioni tanto spregiudicate. Che vuoi dire? Beh, tuo padre è un rispettato dirigente di banca e tua madre è una mogliettina felice. E abitate in questa casa così spaziosa. Sei l'unica e amata figlia di una tipica famiglia benestante di livello medio-alto. Non capisco quindi da dove arrivi e che scopo abbia tutta questa negatività in una ragazza che dovrebbe essere felice e spensierata. Non hai neanche da chiederlo. Questa è la mia personale vendetta. Vendetta per una delle nostre amiche che si fidava di un maledetto insegnante ed è stata tradita e che ha dovuto lasciare la scuola. Per colpa di quell'insegnante, di quel traditore, abbiamo perduto una nostra amica e compagna di classe. E ora dovremmo perdonarlo? Io no, mai! Sì, avevo sentito parlare di una storia del genere. Ma visto che in quel periodo non frequentavo molto la scuola, non conosco la maggior parte dei dettagli. Non fare la commedia, so benissimo che non è vero. Forse, comunque non importa. Sì che importa. Alla fine tutti gli insegnanti pensano solo a se stessi e al proprio tornaconto. Per questo lui ci ha tradito senza pensarci due volte. Sei proprio una bambina ingenua. Come? Quello che dici è una cosa naturale. Gli insegnanti sono uomini anche loro. Se uno vede la sua posizione messa a rischio, cercherà prima di tutto di proteggere se stesso. Come si può confidare ancora negli insegnanti a 14 anni compiuti? Onizuka invece, beh, lui è sostanzialmente un 22enne un po' bislacco. Però, sai, almeno lui non mente come fanno gli adulti. Porta scritto in faccia che è un pazzo maniaco e non se ne vergogna, non cerca di nasconderlo in nessun modo. Quello che ho capito è che lui è diverso dagli altri insegnanti, non è un ipocrita. No, non ci credo. Lui è solo più bravo degli altri a recitare la parte. Per me gli adulti sono tutti uguali. È quello che credi? Sì, certo. Bada, Urumi. Io non lo so che cosa tu abbia in mente di fare, però voglio che tu sappia una cosa. Se mi ostacolerai, io non avrò scrupoli con te. Posso sapere che cosa intendi con questa minaccia? Posso fare in modo che per tutta la scuola venga raccontato il segreto di tuo padre. Sai, Miyabi, io ti consiglio vivamente di non farmi arrabbiare troppo, potresti pentirtene. Che cosa vuoi dire? Quello che ho detto. Non ti conviene bleffare con me, Urumi! Se ti facessi arrabbiare davvero, che potresti fare contro di me?
Provate, signori! Non avrei mai pensato che il grande legame d'amicizia degli Onibaku finisse trasformato in uno striminzito bigliettino di lotteria. Grazie, signore, dia pure a me. È stato molto fortunato, signore. Abbiamo il vincitore del premio speciale! Venga, signore, salga qui sopra che facciamo la premiazione. Aspettate. Ma cosa sarebbe il premio speciale? Una fornitura di olio di sesamo per un anno? Scusate, ma ho proprio altro per la testa. Ora le mostrerò quello che ha vinto. Attento! Oh, ma questa è... E perciò? Che succede? Tutto alla grande! Guardate un po' qua! Cosa? Ma è una Mercedes! Il premio speciale di una lotteria! Onizuka, ma come? Ce l'ha fatta! È una Mercedes E430. Il prezzo di listino è di 8 milioni e 600 mila yen. Se la vende, avrà i soldi che gli servono. Ehi, voi! Io sono Eikichi Onizuka, 22 anni, l'uomo del miracolo! Super ultra mega extra fortunato! Piacere di conoscervi! Ce l'ha fatta! Sei un fenomeno, Onizuka! Quindi andremo veramente tutti a Okinawa adesso? Ce l'ha fatta! Sei grande, Onizuka! Venite, ragazzi, andiamo! Onizuka, cosa pensi di fare? Non puoi entrare con la macchina in un luogo sacro come il campo sportivo della scuola! Stia zitto! Ma davvero costa così cara quella Mercedes? Ci farà 8 milioni? Sì, a occhi e croce una cifra del genere. Non posso accettarlo! Mi fa già perdere la bussola il fatto che un brutto perdigiorno come lui abbia ottenuto una macchina più cara della mia cresta! E per di più, proprio grazie a quella macchina eviterà di perdere il lavoro! Glielo perdono! Vice direttore! Signore, si calmi! Si fermi, la faccia, si fermi! La prego! Lasciatemi, lasciatemi andare! Lo ucciderò e poi lo ucciderò anch'io! Direi che Onizuka è un uomo incredibilmente fortunato. Infatti, però rimangono ancora 3 giorni prima della scadenza. Spero che non intervenga nulla a ribaltare la situazione. Yuhuu! Questa è davvero una Mercedes! Ci credete adesso? Avete visto quanto sono potente ad attirare la fortuna dalla mia? Sono arrivato al livello di un dio ormai. Dimmi una cosa, Dio. Non ti sembra che questa marmitta sia troppo rumorosa? Sì, è perché l'ho truccata un pochino. Cosa? Ma non devi venderla questa macchina! Miyabi, che cosa facciamo adesso? Io non ho proprio voglia di scappare con la coda fra le gambe. Non pensatelo nemmeno, stupide! Io non mi sono arresa. Gli farò perdere la faccia. Lo distruggerò, costi quel che costi! Ma credi che potremo trovare qualche altra buona mossa? Ha ragione. Adesso ci rimangono soltanto 3 giorni. Anche se riuscirai a escogitare qualcosa, ormai sarà troppo tardi. Qualcosa c'è. Eh? Ho appena avuto una fantastica idea. Ehi là, Ryuji! Oh? Dove l'hai presa questa? Non è che in preda allo sconforto l'hai rubata a qualcuno? Ti sei forse scordato dei miei poteri a tirafortuna? Una volta nel quartiere commerciale di Tsujido ho vinto una tavola da bodyboard, ricordi? Ma allora questa l'hai vinta alla lotteria? Esatto, sono il vincitore del premio speciale. Ehi, un momento, Eikichi! Quello era il mio biglietto, sono io che l'ho avuto al supermercato! Di conseguenza, questo premio speciale spetta a me! Ma sei impazzito! Sei stato proprio tu a regalarmi quel biglietto! È come la cartolina della lotteria di Capodanno, il premio va a chi la riceve, mica a chi la manda! Ma che c'entra? In quella al massimo puoi vincere una bicicletta, non certo una vera Mercedes!
Questa macchina è mia, Eikichi! Togliti! Sto per andare a venderla, ti avverto! Se me la graffi e mi abbassi il prezzo, giuro che ti faccio sputare sangue! Allora, appena l'avrai venduta, dovrai restituirmi gli 870.000 yen che ti ho prestato! Senti, testaccia di legno, cerca di misurare le parole o perderai un vero amico per una stupida questione di soldi. Mi raccomando, Ryuji, non dimenticare la nostra amicizia. Miyabi, come mai già a casa? Il raffreddore non mi ha ancora passato del tutto, così sono uscita un po' prima. Ehi, Miyabi, cosa fai lì dentro? Stai bene? Voglio sapere che compiti hanno assegnato. Mi connetto un attimo in chat con una mia amica tramite il computer di papà. Eccoti qua. Sorteria! Ah, bene, io vado un attimo a darla via e torno, ok? Mi ci stavo abituando, dispiace un po' a darla via. A chi lo dici? Ah, Miyabi converrà andare a nascondersi. Che c'è, Kanzaki? Qualcosa ti preoccupa? No, non è niente. Vacanze a Okinawa. Dovrò comprarmi un costume da bagno. Sei sicura di star bene, Miyabi? Mm-hmm. Sono guarita, mamma. Però i compiti per domani mi danno problemi. Vado a finirli a casa di Chicago, d'accordo? Non rimanere fino a tardi, mi raccomando. Va bene. Quel maledetto Onizuka crede di aver risolto tutto. Se ne accorgerà. Mi piange il cuore al pensiero di vendere la mia Mercedes nuova fiammante, ma non ho scelta se voglio avere gli 8 milioni di yen che mi servono. Che idea! Le farò montare uno spoiler così da farla passare per un modello sportivo di lusso e magari in questo modo potrò aumentare il prezzo di vendita di altri due bei milioncini. E poi con i soldi che mi avanzeranno me ne andrò alle Hawaii per 2 mesi in compagnia di una bella biondona, naturalmente. Ehi, tutto bene? Pronto, Miyabi, sono io. Quel signore si è appena buttato sotto la sua macchina. Sì. No, non l'ha investito. La Mercedes ha urtato contro un palo ammaccando una parte del cofano. Credi che sia sufficiente? State tranquille. Avevo previsto che potesse andare così, perciò ho suggerito altre idee a quell'uomo. Continuate ad osservarlo, io vi raggiungo. Miyabi è entrata di nuovo in azione. Sto cercando di scoprire maggiori dettagli. Voi andate subito a cercare Onizuka. Urumi. Una mail di Kanzaki. Accidenti! Dannato vecchiaccio senza cervello! Alla tua età non sai ancora attraversare la strada? Per evitare di metterti sotto, ho sfasciato la mia bella Mercedes nuova! E adesso come farai a ripagarmela, eh? La mia piccolina! Oh, mi perdoni, la prego. È stata colpa mia. So che non avrei dovuto farlo, però ormai non mi resta altra scelta che morire. Eh? Come sarebbe morire? Oh. Niente! Abbiamo provato ovunque, ma Onizuka non sembra aver venduto la Mercedes a nessun salone. Non è neppure tornato a scuola, però. Che facciamo, Kikuchi? Tu sai cosa gli è successo? È ancora opera di Miyabi. Cosa?
Spiegati meglio, Kanzaki. Che hai scoperto? Come sapete, il padre di Miyabi è il direttore della sezione crediti di una banca. Così lei ha cercato nel database dei suoi clienti informazioni sul presidente di una piccola azienda a cui è stato appena revocato un finanziamento e in qualche modo lo ha indotto a gettarsi contro la Mercedes di Onizuka. Ah! Dannata vigliacca! Sta superando ogni limite. Questa è follia! Finora sembra che né all'uomo né alla Mercedes sia successo niente di grave, ma credo che Miyabi abbia in serbo qualche altra mossa. Non c'è tempo da perdere, allora. Hai capito dove si trovano? Sì, credo di saperlo. Il mio nome è Hiramatsu. Sono il proprietario di un'azienda metallurgica chiamata Metalli Hiramatsu. In realtà si tratta solo di una fabbrica che produce piccole componenti meccaniche. L'azienda non è molto grande. Abbiamo soltanto una ventina di dipendenti in tutto. La banca a cui mi ero rivolto per un finanziamento ha appena deciso che non me lo concederà. Per noi una cosa del genere non è uno scherzo. Anche la banca sa cosa succederà a una piccola azienda come la nostra con questa crisi economica senza finanziamenti. Li ho supplicati di ripensarci, mi sono prostrato ai loro piedi, ma è stato tutto inutile. Dopodomani andrà in pagamento un assegno di 5 milioni emesso a un creditore. Ma io non ho più i fondi per coprirlo, purtroppo. E questo mi addolora enormemente. Se avessi potuto tacitare quel creditore, avremmo avuto modo di consegnare nuovi articoli e riceverne i pagamenti. Ora non so più cosa dire a tutti i miei dipendenti che hanno avuto così tanta pazienza finora. Se avessi immaginato questa fine, avrei ceduto la fabbrica dopo la morte di mio padre. Così avrei potuto continuare a fare l'insegnante. L'insegnante? Già, un periodo della mia vita che ricordo con grande piacere. Anche se allora successe un fatto spiacevole. Uno dei miei allievi voleva accendere un mutuo e mi chiese se potevo fargli da garante con la banca. Era un membro del circolo di baseball, un ragazzo un po' scalmanato ma dall'animo buono. Così non ho esitato ad accettare la sua richiesta. Tuttavia, subito dopo, lui è sparito. E io mi sono trovato obbligato ad accollarmi il suo impegno. È stato l'inizio delle mie difficoltà economiche. Un debito ne ha creato un altro e nel giro di poco tempo i passivi sono aumentati vertiginosamente. Però io non riesco a provare alcun rancore per quell'allievo. Penso che anche lui in questo momento stia solo cercando di mettere da parte un po' di soldi, di farsi strada nella vita e magari di ripagare in qualche modo il debito con il suo vecchio professore. Mi ha anche chiamato qualche tempo fa, dicendomi che nel giro di 3 giorni mi avrebbe restituito l'intera cifra che avevo anticipato per lui alla banca. Ma i 3 giorni sono passati e non si è fatto vivo. Credo, però, che quei soldi me li renderà prima o poi. Ma purtroppo temo che non serviranno più la mia fabbrica alle ore contate. Perciò mi dispiace anche per quel ragazzo che si starà impegnando con tutto il cuore a trovare i soldi. Professor Hiramatsu. Eh? Non si preoccupi, il suo allievo tornerà. Tornerà di sicuro. Eh? La sua è una bella storia, lo sa? Venga. Oh! Eh? Sono le chiavi della Mercedes. Lei rischia di finire in guai seri se non coprirà l'assegno in tempo, giusto? È un po' ammaccata, ma vendendola ricaverà comunque 8 milioni. Ma come... Ah, non si dia pensiero, a lei quei soldi servono fra 2 giorni e a me fra 3. Basterà solo che me li renda prima del termine. Sa, il suo racconto mi ha fatto venir voglia di crederci, di credere in quel ragazzo. E poi, anche se a vedermi non si direbbe, anch'io faccio l'insegnante, lo sa? E se un insegnante non può fidarsi di un altro insegnante, allora il mondo è proprio spacciato, non crede? Che razza di stupido, l'ha davvero preso sul serio. Questa sarà proprio la fine di Onizuka, allora. Non avrei dovuto dubitare che ce l'avremmo fatta. Io ve l'avevo detto che mi era venuta l'idea giusta per chiudere la partita. Sei stata bravissima, Miyabi, ma quella storia dell'ex insegnante e dell'allievo era tutta inventata, non è vero? Certo, sono tutte storie. Io ho soltanto detto a Hiramatsu che Onizuka fa l'insegnante. Così avrà pensato di commuoverlo raccontandogli una favoletta strappalacrime. Bene, andiamo a festeggiare la sconfitta di Onizuka al karaoke adesso. Ok, affare fatto. Sì, voglio cantare a squarciagola tutta la notte.
L'1-1 l'hai prestata? Ma sei impazzito, quella era un'altra trappola di Miyabi, maledizione! Forse, ma tu che ne sai? Se non gli avessi dato la Mercedes, magari quel poveretto si sarebbe ucciso. E comunque quell'uomo mi ha promesso che mi restituirà tutto al massimo fra 3 giorni. Ah! E chi ti può garantire che lo farà davvero? Devi andare subito a farti ridare indietro la Mercedes da questo tizio! Una cosa sola è sicura, che ora Miyabi sta proprio esagerando. Possibile che non ti faccia rabbia? Quante storie fate, ragazzi? In fondo anche lei è stata una mia allieva, no? Miyabi ha soltanto un po' troppa energia in corpo, così cerca di sfogarla facendo qualche scherzetto. Tu non capisci la situazione! Va tutto bene, non serve drammatizzare. Ho deciso io di fidarmi di quell'uomo. State tranquilli. Dove stai andando in un momento critico come questo? Vado al part-time, naturalmente. Ho preso un impegno fino all'ultimo giorno e lo rispetterò. Che credete? Come fa ad essere così tranquillo? La Mercedes non verrà restituita, è vero? È ovvio! Come potrebbe mai esistere una storia così a lieto fine in questo mondo? Allora il professore non potrà pagare e verrà licenziato? Eh? No, noi non lo permetteremo. Eh? Mancano ancora 3 giorni. Non è ancora scritta l'ultima parola. E poi io ho detto a Miyabi che per il suo bene avrebbe fatto meglio a non farmi arrabbiare troppo. Si direbbe proprio che lei e le sue amiche abbiano bisogno di una bella punizione. Valete 20 milioni ciascuna, per un totale di 60. Quindi includeranno anche gli 8 milioni che deve pagare Onizuka. Adesso siete a conoscenza del mio progetto. Ma ti rendi conto di ciò che mi stai dicendo? Sporgerò denuncia alla polizia! Non capisco che cosa vuoi dire. Non essere sciocca.